16.000 euro raccolti grazie all'aiuto di 150 sostenitori. Si chiude con un successo la campagna di raccolta fondi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Borgo Tulliero. Il crowdfunding Cambiamoci Tutti a Borgo Tulliero, lanciato sulla piattaforma online Idea Ginger, è riuscito a superare abbondantemente la quota di 7.000 euro fissata dalla squadra per realizzare due nuovi spogliatoi da mettere a disposizione dei propri tesserati, oltre 150, per lo più bambini, in costante aumento, impegnati sui campi da gioco ogni giorno. L'idea del crowdfunding è nata attraverso un confronto con il credito cooperativo Ravennate Forlivese e Molese, sponsor storico della squadra, il quale ha avanzato l'ipotesi della piattaforma web, mettendo poi a disposizione gli strumenti necessari per attivare la campagna, alla quale ha contribuito come sostenitore. I nuovi spogliatoi sorgeranno nei locali oggi adibiti a magazzino, vecchi spogliatoi non più utilizzati ora da riqualificare con la realizzazione di nuovi impianti. I lavori sono già iniziati e dovrebbero finire in un paio di mesi. Per ravvivare la raccolta fondi, la società sportiva di Borgo Tulliero aveva messo in palio anche diversi premi, un centinaio, andati esauriti. Palloni da calcio, maglie ufficiali d'allenamento, sciarpe, piastrelle con tanto di nominativo da installare nei nuovi spogliatoi e sponsorizzazioni per le aziende con la messa a disposizione di spazi dove installare piccoli o grandi cartelloni pubblicitari. In caso di superamento della soglia dei 7.000 euro, era già stata avanzata l'ipotesi di un ulteriore investimento. La realizzazione di un secondo campo da gioco a pochi metri dal manto in erba. Dietro al circolo di Borgo Tulliero, di fianco al campo sportivo, sorge infatti un campo da calcetto in cemento che sarà convertito per realizzare un nuovo spazio per gli allenamenti in materiale sintetico. Il nuovo campetto verrà utilizzato specialmente in inverno per evitare il fango che inevitabilmente si crea durante i mesi più piovosi e sarà gestito in collaborazione con il circolo cittadino. Aiuterà la società a gestire al meglio il numero di bambini presenti ai vari allenamenti. I 9.000 euro raccolti in più grazie al crowdfunding, tuttavia, non basteranno a coprire le spese di realizzazione che si aggirano intorno ai 30.000 euro, uno sforzo economico al quale la società provvederà in maniera privata e per il quale è già stato avviato un tavolo di confronto con il Comune di Faenza per discutere dei lavori.